Signor Ministro, l'ascolto della sua relazione programmatica e l'esperienza del suo operato in questi 15 mesi di governo attestano che lei è certamente l'uomo giusto per ricoprire l'incarico che le è stato affidato in questo tempo della storia, caratterizzato sul piano politico generale da una grave crisi della democrazia e dalla strisciante regressione del modello costituzionale di Stato sociale di diritto verso un modello oligarchico e neoautoritario. Chiusa la parentesi dello Stato democratico costituzionale del secondo Novecento, frutto di rapporti di forza ormai mutati, siamo tornati alla vecchia società classista dei primi del Novecento, una società nella quale la diseguaglianza economica e l'impossibilità della soddisfazione di bisogni essenziali di milioni di cittadini sprofondati in uno stato di povertà assoluta non sono più considerati una patologia da rimuovere, ma una fisiologia con la quale convivere, in quanto conseguenza coerente di un ordine sociale che si fonda sulla concentrazione della ricchezza e del potere politico che ne consegue in ristretta oligarchia insediata ai vertici della piramide sociale. La novità rispetto all'Italia del primo Novecento è che oggi, accanto alla vecchia razza padrona di casa nostra, è scesa in campo una nuova razza padrona, altrettanto vorace e pericolosa, frutto del processo di globalizzazione economica. Alle lobbies, ai comitati di affari, alle cricche e ai gruppi di interessi nostrani si affiancano oggi potentati economici sovranazionali nel settore bancario, dell'energia, delle comunicazioni, della farmaceutica e in altri settori. Vecchi e nuovi padroni che vanno a braccetto quando si tratta di schiacciare i salari e i diritti dei lavoratori e dei cittadini senza potere. Questa nuova costituzione materiale, questa nuova realtà del potere, ha determinato la perdita verticale della credibilità della politica nella considerazione popolare. La politica viene sempre più percepita come la cinghia di trasmissione degli interessi particolaristici, predatori e parassitari di gruppi di interessi, di lobbies, di potentati economici, di vecchi e di nuovi padroni. Vecchi e nuovi padroni che nutrono una profonda avversione nei confronti della Costituzione del 1948 e che dunque vogliono svuotarla o stravolgerla nei suoi pilastri fondamentali, perché questa Costituzione costituisce il principale ostacolo alla piena affermazione dei loro interessi, a causa del suo impianto antioligarchico, fondato sulla divisione e reciproco controllo dei poteri dello Stato, che impedisce la concentrazione di tutti i poteri in poche mani, liberi da impacci e controlli. Costituisce un ostacolo a causa delle garanzie di indipendenza assicurate alla magistratura, che la rende una pericolosa variabile incontrollabile dai vertici politici e dai potentati economici. Costituisce un ostacolo a causa della centralità attribuita al principio di eguaglianza, sancito dall'articolo 3 della Costituzione, e del compito attribuito alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono l'attuazione di tale principio. Ostacoli tra i quali primeggiano appunto gli interessi particolaristici e parassitari di potentati privati e di ristrette minoranze. Questo nuovo ordine politico e sociale antidemocratico che avanza, per realizzarsi compiutamente, necessita di un ministro della giustizia che, incarnando lo spirito del tempo, si attivi adeguatamente per riformare la Costituzione, in modo da ricondurre l'ordine giudiziario sotto il controllo dei vertici politici. Necessita di un ministro della giustizia che dia impulso a una nuova politica criminale, che adegui il sistema penale all'assetto classista della società. E lei, signor Ministro, si sta dimostrando pienamente adeguato a realizzare per gradi questa importante mission politica istituzionale che le è stata affidata dalla maggioranza politica di cui fa parte. Quanto alla riforma delle Costituzioni, lei ha ribadito la sua ferma intenzione di attuare la separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici e di abolire il principio costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale. Poco importa che la separazione delle carriere esista già di fatto a seguito delle riforme che hanno limitato ad una sola volta il mutamento delle funzioni da requirente a giudicante e viceversa, sottoponendo per di più tale passaggio a rigorose condizioni come il trasferimento in un ufficio di un'altra regione. Dal 2006 al 2022 il numero... Presidente... Questo
Colleghi, potete rispondere nel vostro intervento. Lasciamo il senatore concludere. Prego, senatore, vada avanti, ha ancora tempo. Vedo che riscuote grande successo il mio intervento. Dal 2000... se riuscissimo a raggiungere questo risultato dal punto di vista politico, dal 2006 sino al 2022 il numero di passaggi dalla funzione giudicante alla funzione requirente ha coinvolto solo 2 magistrati su 1000 e quello inverso solo 3 magistrati su 1000. Presidente. Senatore, aspetti un attimo per favore, cerchiamo di ridurre il brusio perché è davvero complicato così. L'abbiamo visto tutti. Ma che ha fatto? Non prego, prego senatore, vada avanti. Poco importa che la scarsissima partecipazione popolare al referendum del 12 giugno 2022, che aveva tra i requisiti anche quello della separazione delle carriere, dimostri come questo tema non sia affatto percepito come problematico dalla società civile e interessi in realtà solo determinati componenti del mondo politico e dell'establishment per motivi che non sono per nulla attinenti alla corretta ed efficiente amministrazione della giustizia. Componenti del mondo politico e dell'establishment che con la separazione delle carriere, con l'abolizione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, con la modifica della composizione del Consiglio Superiore della Magistratura elevando da un terzo alla metà il numero dei componenti laici di nomina politica, con la restaurazione della gerarchia nella magistratura, perseguono un disegno organico di eversione dell'ordine costituzionale esistente, un ordine che ha uno dei suoi pilastri portanti proprio nell'indipendenza della magistratura. Quando al varo di una nuova politica criminale che adegui il sistema penale all'assetto classista della società, va dato atto al Ministro che anche su questo importante versante ha dato un rilevante impulso per la creazione di un doppio binario del sistema penale, un diritto penale minimo per i ceti privilegiati che occupano i piani alti della piramide sociale e un diritto penale massimo per tutti gli altri. Mentre la maggioranza di cui il Ministro espressione in questi mesi si è prodigata per la creazione di un diritto penale massimo riservato alla gente comune e ai piani bassi della piramide sociale, con la produzione di una pletora di nuovi reati come i rave party illegali, l'occupazione abusiva di immobili, gli incendi boschivi, l'imbrattamento di muri, l'acquisto di merci contraffatte, il reato di rivolta nei centri di accoglienza e persino, come è stato ricordato, l'abbattamento dell'orso marsitano, il Ministro contemporaneamente, quasi con perfetta divisione dei compiti, si è dedicato alla creazione di un diritto penale minimo per i ceti superiori, azionando tutte le leve a sua disposizione. Ha proposto di depenalizzare e ridimensionare i vari reati contro la pubblica amministrazione. Ha limitato in vari modi nelle indagini sui reati dei colletti bianchi l'utilizzazione delle intercettazioni, l'unico strumento rivelatosi efficace alla luce dell'esperienza a perforare lo scudo di omertà blindata e trasversale che garantisce l'impunità per gli affari sporchi di corrotti, di faccendieri sempre più spesso legati da segreti matrimoni di interesse con le mafie. Ha proposto nuove norme già approvate alla Commissione Giustizia del Senato per riservare il regime ordinario della custodia cautelare in carcere solo per i reati della criminalità comune ordinaria, creando invece un trattamento speciale privilegiato per i reati dei colletti bianchi, i quali, a differenza di tutti gli altri indagati, non solo dovranno essere interrogati prima che sia eseguita l'ordinanza di custodia cautelare, ma dovranno pure essere messi a conoscenza del contenuto dell'ordinanza che dovrà essere eseguita, dando così loro tutto il tempo per inquinare le prove o per darsi alla fuga. Tutte riforme caratterizzate da un elevatissimo tasso di discrezionalità politica, dissimulato dietro il paravento di motivazioni tecnico-giuridiche ritenute inconsistenti non solo dalla quasi totalità degli esperti audita alle Commissioni Giustizia del Senato e della Camera, ma anche dalla stessa Commissione europea che nel rapporto sullo Stato di diritto del luglio del 2023 ha mosso seri rilievi critici ad alcune proposte del Ministro perché disallineate e regressive rispetto agli standard europei nella prevenzione del contrasto alla corruzione. Inconsistente è la motivazione che occorre abrogare l'abuso d'ufficio per liberare i sindaci dalla paura della firma, tenuto conto che nel 2020 il reato è stato radicalmente riformato abolendo qualsiasi sindacato del giudice penale su tutta l'attività discrezionale dei pubblici amministratori e degli incaricati di pubblico servizio.
completamente assente la motivazione dell'abolizione del reato di abuso d'ufficio anche quando venga realizzato violando l'obbligo di astenersi in presenza di un interesse proprio di un prossimo congiunto. Assente la motivazione della depenalizzazione dell'abuso d'ufficio realizzato allo scopo di recare un danno ingiusto ai cittadini per finalità prevaricatrici e ritorsive. Priva di ogni giustificazione, in contrasto con le convenzioni internazionali, l'abrogazione del reato del traffico di influenze illecite non solo quando è finalizzata all'abuso d'ufficio, ma anche quando è finalizzata alla corruzione per l'esercizio della funzione e per il conseguimento di utilità diverse da quelle patrimoniali. Con queste riforme il ministro, che è andato via, quindi non mi posso rivolgersi direttamente a lui, ha riabilitato tutti i 3.600 condannati per abuso d'ufficio dal 1900 al 1996 al 2020, il peggio del peggio dei pubblici amministratori, e ha legittimato per il futuro l'abuso del potere pubblico e l'interesse privato in atto d'ufficio, lasciando indifesi i cittadini contro i favoritismi, le prevaricazioni di tanti piccoli e grandi Don Rodrigo, determinando una degradazione dell'etica pubblica e minando gravemente la credibilità dello Stato. Il ministro ha ampliato gli spazi di azione e di impunità per tanti lobbisti, affaristi e faccendieri in una fase storica nella quale è iniziata la grande corsa all'oro dei miliardi del PNRR e nella quale, per un verso, è stata ampliata a dismisura la discrezionalità dei pubblici amministratori e per altro verso si sta procedendo a depotenziare sistematicamente tutti i controlli, quelli della Corte dei Conti, quelli dell'ANAC, e a svuotare la responsabilità erariale. Discriminatoria e manifestamente classista è la riforma dell'articolo 270 del Codice di Procedura Penale, approvata in sede di conversione del cosiddetto decreto omnibus, che autorizza l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli in cui le intercettazioni sono state disposte, solo se si tratta di accertare reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, come furti nei supermercati, e vieta invece questa autorizzazione se si tratta di accertare gravi reati di corruzione e di riciclaggio. Potrei continuare a lungo nella elencazione dei tasselli con i quali questo ministro di mese in mese sta procedendo alla complessa opera di edificazione di un diritto penale di casta, che realizza i desiderata di piccoli e grandi padroni. Sappiamo bene che il ministro continuerà su questa strada, ma sappia che sul suo cammino incontrerà sempre l'opposizione ferma, decisa e radicale del Movimento 5 Stelle. Perché noi abbiamo scelto di stare dall'altra parte della barricata. Noi stiamo dalla parte dei cittadini senza potere, dalla parte di quell'Italia che ancora crede nell'onestà e nella giustizia vuole per tutti. E dunque, bene quest'aula vuota, resteremo noi a difendere questo paese.